Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi parleremo di una vecchia conoscenza della Tessiland, un filato che già amate, che ci avete richiesto in tantissimi in questa nuova versione e Tessiland non ha potuto far altro che accontentarvi. Di cosa sto parlando? Vi do un indizio, un gomitolo infinito. Vi ricorda qualcosa? Eccolo qui, si tratta del bravissimo Lurex. Andiamolo a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro super gomitolo. Come sapete ha un peso di 500 grammi per una lunghezza di 1500 metri. È composto al 97% da acrilico e al 3% da poliestere. Per questo filato consigliamo gli uncinetti dal 3 al 3,5 e i ferri dal 3,5 al 4. Per quanto riguarda le istruzioni per il lavaggio, vi ricordiamo di non superare una temperatura pari a 30 gradi, di non candeggiare e di utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma è da preferire un'asciugatura su un ripiano orizzontale, mentre invece la stiratura è possibile ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Altra importante caratteristica di questo filato è sicuramente l'Easy Start, ovvero l'applicazione di questo talloncino all'inizio del filato che vi permetterà di iniziare a lavorarlo con estrema facilità. Passiamo ora a scoprire tutte le meravigliose tonalità di questo filato. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione rosa antico, che presenta un lurex tono su tono. Come potete vedere, infatti, anche il lurex è rosa. Questa è la colorazione panna. Qui il lamé ha un effetto oleografico, quindi il suo riflesso può variare in base all'angolazione della luce. Il colore bianco, qui il lurex è a contrasto ed è di una tonalità argento. Lo stesso lamé argento lo ritroviamo anche nella colorazione grigio chiaro. Nella colorazione nero il lamé è tono su tono, quindi al riflettere della luce renderà il filato molto luminoso. Anche per il colore avio un lamé tono su tono. Passiamo ora ad un colore brillante, ovvero il blu, reso ancora più luminoso dal lamé tono su tono. Passiamo ad una tonalità più chiara, quasi pastello, che è carta da zucchero. Anche qui il lamé è tono su tono. Ed infine due tonalità del rosso. La prima che vediamo è il Bordeaux, che presenta un lamé tono su tono. E per finire il rosso, una tonalità molto brillante, come vedete impreziosita dal lamé tono su tono. Come abbiamo visto, tante colorazioni impreziosite da questo lamé che rende il filato davvero luminoso. Il bravissimo è da sempre uno dei filati più amati, perché permette infatti di creare copertine, abbigliamento, accessori, ma anche in particolare gli amigurumi. Un gomitolone in acrilico, ma che al contatto con la pelle sembra una morbidissima lana e che permette una qualità duratura nel tempo. Un filato quindi che vi permetterà davvero di sbizzarrirvi con le creazioni più svariate. Troverete infatti diversi tutorial dove questo filato viene utilizzato per diversi progetti. A questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci su tutti i nostri social, Facebook, la pagina Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!